Signor Ministro Gentiloni, io ho ascoltato il suo intervento e non sono arrivato in aula con un testo già preparato in precedenza, perché volevo appunto capire dalle sue parole quale poteva essere il ragionamento da sviluppare in quest'aula e da condividere con i colleghi. Ho preso 4 appunti, ma lei ha detto delle parole su cui è necessario tornare, su cui è necessario riflettere dopo aver reso omaggio comunque a Failla e a Piano, alla loro memoria, e rallegrarsi, per quanto è possibile rallegrarsi in questi momenti così tristi e drammatici per Policardo e Calcagno. Ha detto il Copasir è stato aggiornato costantemente e lo sarà anche nelle prossime settimane. Questo è un dato che posso confermare, è un dato importante per i rapporti che si creano su temi così delicati. Dico solo una cosa, che lei ha fatto una ricostruzione in quest'Aula che è sicuramente esatta, ma che non è completa, nel senso che i passaggi più importanti sono ancora da comprendere, sono ancora da individuare, sono ancora da rappresentare all'interno di un organismo che è chiamato ad affrontare tematiche così delicate e che lo fa, voglio dirlo a quest'Aula perché è merito di tutti, in un modo molto composto, in un modo molto serio, e lo fa perché ha costruito anche un certo tipo di rapporto di fiducia, definiamola così, che non è la fiducia governativa verso la maggioranza, ma soprattutto personale, per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasferite e la loro riservatezza. E quindi è necessario che le troppe ombre che rimangono ancora da chiarire vengano chiarite al più presto. Quest'oggi avremo l'audizione del ministro Pinotti, settimana prossima verrà lei, verrà il direttore dell'Agenzia per i Servizi Esteri, e quindi lì, in quell'occasione, non tra 3 mesi o 4 mesi, vorremmo avere queste risposte, vorremmo vedere dipanate queste ombre, perché non vorrei che col passare del tempo poi si dimenticasse la questione e, come purtroppo sta accadendo per Regeni, si inizi, diciamo così, a passare dalla 7ª all'8ª, alla 9ª pagina dei giornali e non più sulla prima pagina, quando il titolo è un titolo ad effetto e la notizia è una notizia che suscita ancora l'interesse dell'opinione pubblica. Non è il tempo che deve cancellare le cose, deve essere un governo serio a far capire che ci sono delle cose importanti che, a prescindere dalla loro urgenza, rimangono tali. E quindi l'accertamento di quanto è accaduto, sia per quanto riguarda Regeni che per quanto riguarda la situazione soprattutto di Failla e Piano, ma anche Policardo e Calcagno, deve essere sempre ritenuta importante, anche se qualcuno dirà che non è più urgente. Ma una cosa è l'urgenza, una cosa è l'importanza. Lei ha detto e ha sottolineato giustamente le modalità penose del rientro delle spoglie dei 2 poveri nostri connazionali. E forse questo è un altro dei punti su cui riflettere, perché noi stiamo discutendo con delle autorità, e lo dico tra virgolette, che si sono autolegittimate, che non ha eletto nessuno, che sostanzialmente hanno indossato una divisa perché l'hanno trovata, perché hanno detto da oggi comandiamo noi, e da qui deriva la loro inaffidabilità. Una inaffidabilità soprattutto in quelle zone, nelle zone di Sabrata e delle zone di Tripoli, che è certificata anche dalla volontà della loro assemblea legislativa, mi viene difficile definirlo Parlamento, anche assemblea legislativa è un'iperbole se mi consente, che ha già detto chiaramente che non vuole il governo di unità nazionale. Come del resto sappiamo che Tobruk, il governo di Tobruk, quello che noi riconosciamo, che la comunità internazionale riconosce, è un governo che è un Parlamento che difficilmente, sulla composizione attuale della proposta fatta dal mediatore tedesco, darà una sua opinione positiva. Ha molte riserve, non sto svelando nulla, basta leggere i giornali per capire qual è la situazione in quel paese. Quindi questa realtà dovrebbe farvi comprendere come sia complicato e forse anche inutile cercare
di addivenire a un accordo per questo governo di unità nazionale e quindi dovrebbe consigliare subito, fin da subito, senza perdere altro tempo, una strada diversa, che forse si sta discutendo in queste ore a livello europeo, ma che è necessario percorrere. È necessario percorrere perché che sia il solo ok di Tobruk a un intervento, che anche Tobruk tergiversi e quindi ci sia la necessità di addivenire, diciamo così, ad un accordo non ufficiale ma che comunque permetta di intervenire in quell'area come comunità occidentali, non solo come Italia. Ci parlava prima il collega Compagna, ricordava, l'aveva detto anche lei, ricordava le giornate interventiste. Non siamo nel 1914, siamo nel 2016, sono passati 100 anni e la storia ci deve insegnare molto. Ci deve insegnare che certe cose vanno valutate attentamente e che determinate scelte vanno compiute ben sapendo che a volte è necessario fare anche delle cose che magari non vengono richieste, ma se quelle cose devono essere fatte per mettere in sicurezza la comunità internazionale, sono azioni giuste, sono azioni che devono essere magari non concordate, ma perlomeno condivise con quelle autorità, perché nessuno vuole colonizzare la Libia, nessuno vuole imporre con la forza, contro un governo riconosciuto istituzionalmente, delle azioni di tipo militare. E tra l'altro io difendo, perché ho condiviso lo spirito dell'emendamento presentato dal decreto missioni a novembre, l'utilizzo delle forze speciali in certe situazioni di emergenza all'estero, perché è l'unica soluzione per poter fare delle azioni propedeutiche per mettere in sicurezza determinati luoghi. Non l'abbiamo ancora fatto. Non so quando verrà fatto e quando verrà fatto verrà comunicato al comitato che io presiedo. Però è una scelta utile, mentre quella dell'impiego dei militari è necessariamente una scelta che deve essere fatta non comunicandola al comitato ma condivisa a livello parlamentare. Su questa credo siamo tutti d'accordo. È necessario quindi capire che la situazione in Libia, che ormai va verso una situazione di anarchia diffusa, è complessa, delicata, si sta incancrenendo sempre di più. E quindi proprio questa situazione consiglia una rapidità di decisione, perché parlavamo prima di storia con riferimento al 1914, facciamo un salto un po' meno lungo nella storia e pensiamo ad esempio a quanto è accaduto, sottovalutando la presenza di Al-Qaeda, i primi nuclei, una 20 anni fa, a quando si è sottovalutata la presenza, l'evidenza dei primi nuclei di talebani e poi abbiamo visto cosa si è dovuto fare. Quindi quello che sta accadendo oggi in Libia per quanto riguarda Daesh è una situazione che per altri termini, in altre modalità e su altri territori abbiamo già visto e abbiamo visto le conseguenze finali che ci sono state quando quel tipo di situazione è stata, utilizzo un termine diverso, non accettata ma tollerata per un periodo troppo lungo, per un periodo drammaticamente lungo. E quindi la risposta che si è data in quell'occasione è stata una risposta molto forte e molto dura. È vero che c'è una forte presenza di Daesh in Libia, ma è altrettanto vero che quei numeri che lei ha citato possono essere affrontati e possono essere sconfitti se effettivamente si interviene in tempi rapidi, come comunità occidentali, lo ripeto e lo ribadisco, ma bisogna farlo, perché i 5.000 diventano probabilmente in 3 mesi 10.000, in 6 mesi 20.000, e c'è questa crescita esponenziale, grazie anche al fatto di questa situazione di sostanziale anarchia, di paura che c'è in quei territori, che rischia di giocare contro di noi. Quindi l'invito che io faccio è proprio questo, quello di valutare, facciamo noi come Lega Nord al governo, di valutare con urgenza la decisione da assumere. Noi non vogliamo
a tutti i costi intervenire perché ci piace la guerra. Noi siamo preoccupati di quello che potrebbe accadere nel nostro paese e in tutto il mondo occidentale se non si interviene. È questo il vero problema, perché se non si interviene non è detto che automaticamente il nostro paese sia tranquillo e si possano escludere eventuali atti terroristici nei nostri confronti. È tutto l'Occidente che è nel mirino. Quindi non è con il non intervenire che ci si mette la coscienza a posto. Se non si interviene però si dà la possibilità all'ISIS di crescere in quelle zone, si dà la possibilità all'ISIS di fare la tratta degli esseri umani, si dà la possibilità all'ISIS di minacciare di ammazzare tanti cittadini inermi che non c'entrano nulla con la guerra, anche se è una guerra diversa, tanti microconflitti che ci sono in quelle zone, di morire senza sapere nemmeno il perché. Prego. Chiudo. Ed è per questo, signor Ministro, che io credo che quello che noi dobbiamo evitare è un'ulteriore destabilizzazione della Libia, che vorrebbe dire non avere più nemmeno il controllo di certe situazioni oggi ancora sotto controllo di autorità vere, quindi destabilizzazione del paese, ulteriore incremento dei flussi migratori verso il nostro paese, una anarchia diffusa e soprattutto una porta aperta del mondo arabo verso il nostro paese, che non ha sicuramente una possibilità di essere controllato in termini di sicurezza delle persone che chiedono e che pretendono di entrare nei confini europei per quanto riguarda le loro reali intenzioni. Dovete fare qualcosa subito, condividendolo con il Parlamento, ma la rapidità della scelta è fondamentale per ottenere il miglior risultato possibile.